Con Umberto Migliaccio del collettivo Todomodo Produzioni per presentare la campagna di crowdfunding per il progetto documentario La nostra isola e il mondo intero a Roma, alla Casa della Socialità, venerdì 15 marzo 2024. Bentrovato! Ciao Federico, buongiorno. Partiamo dal progetto documentario, raccontiamolo. La nostra isola e il mondo intero è un documentario che narrerà alcuni percorsi biografici di ex combattenti di Spagna, di persone che hanno combattuto in Spagna la guerra civile dal 1936 al 1939. Raccontiamo una rotta mediterranea della libertà, perché il film sarà a Barcellona, appunto, raccontando alcune vicende della guerra civile. Poi, dopo la sconfitta, purtroppo, della rivoluzione spagnola, i combattenti italiani e quelli di competenza italiana vennero mandati al confino politico a Ventotene, quindi ci spostiamo a Ventotene e, dopo la caduta del fascismo, molti di questi combattenti di Spagna furono protagonisti delle quattro giornate di Napoli, quindi della rivolta contro l'occupazione nazista che ci fu a Napoli tra la fine del settembre e i primi di ottobre del 1943. È quindi un documentario che racconta questi percorsi biografici, ma sempre in un'ottica di storia contemporanea, quindi andando a raccontare soprattutto delle storie che tanto sono molto picaresche, sono una sorta di romanzo d'avventura per ognuna delle storie che andiamo a raccontare, ma con appunto il focus su che cosa significa l'emancipazione attraverso la militanza politica, che cosa significa l'internazionalismo, che cosa significa la rivolta, cosa significa recuperare un po' un senso di una militanza rivoluzionaria. Ecco, queste sono le nostre finalità, più o meno nel racconto storico, ma non solo. Su quali materiali avete lavorato? Stiamo lavorando su sostanzialmente appunto un diritto della memoria, no? E quindi raccontiamo dei percorsi biografici di questi combattenti di Spagna, soprattutto partendo dal punto di vista del ricordo familiare. Abbiamo intercettato alcune storie in cui praticamente, non so, i figli o i nipoti di questi combattenti di Spagna non sapevano nulla di quello che avevano fatto i loro padri o i loro nonni, o molto poco, e trovando alcuni documenti a casa, trovando alcuni materiali degli anni 30, dopo che queste persone sono morte, si sono messe poi a ricostruire il percorso biografico. Per cui avremo all'interno del documentario questi narratori che danno vita a quello che è un diritto della memoria, che nel loro caso è un diritto alla memoria anche personale, familiare, ma anche la memoria collettiva, e a questo abbineremo poi l'incontro con alcuni storici che ci racconteranno invece i fatti, come si sono svolti. Per cui avremo questo incontro tra storia scientifica, diciamo, e memoria personale attraverso i ricordi familiari. La scelta del titolo. Parafrasiamo un vecchio canto libertario che diceva: la nostra patria è il mondo intero. E qui, siccome il focus del documentario è l'isola di Ventotene, che sarà poi il centro narrativo del film, la nostra isola è il mondo intero. Alla fine, in quell'isola di Ventotene, tra il 1940 e il 1943, furono relegate persone di diverse nazionalità, albanesi, montenegrini, spagnoli, italiani, ovviamente, e insieme riuscirono poi ad essere protagonisti della lotta di liberazione della resistenza anche italiana. La campagna di crowdfunding. La campagna di crowdfunding è su produzioni dal basso. Il progetto appunto si chiama La nostra isola del mondo intero, ma anche se uno cerca La nostra isola del mondo intero su Google, il primo risultato che trova è appunto il link a produzioni dal basso, dove si può vedere un promo del progetto, si può leggere il progetto in maggiore dettaglio e si può sottoscrivere per sostenere. Seguiranno altri appuntamenti pubblici? Il prossimo appunto è questo di venerdì 15 marzo a San Lorenzo, qui alla Casa della Socialità, Vevo 76, che è una festa di sottoscrizione, quindi tutti sono invitati. C'è un aperitivo solidale, c'è il concerto dei Trendeville, che sono un gruppo che spesso ci fa le colonne sonore dei documentari. Poi ad aprile saremo a Napoli, e a aprile ci saranno altri anche a Roma nel corso dei prossimi mesi. Ci dai anche tutti i riferimenti di Todomodo? Todomodo Produzioni, c'è sia la nostra pagina Facebook, che appunto è Todomodo Produzioni, c'è anche il nostro profilo che si chiama uguale, nella pagina Facebook, diciamo, l'immagine del profilo è una banda partigiana che è scritta dopo la liberazione del 1945, c'è il nostro blog, se cercate Todomodo Produzioni, documentari artigianali, sempre su Google, il primo risultato che vi esce è il nostro blog, che è todomodoproduzioni.wordpress.com, dove si possono vedere gli estratti dei nostri lavori. Ne abbiamo fatti una dozzina negli ultimi 20 anni e ci sono poi i nostri contatti per entrare direttamente in contatto con noi.
La presentazione del progetto documentario La nostra isola e il mondo intero con relativa campagna di crowdfunding a Roma, alla Casa della Socialità, venerdì 15 marzo 2024. Un saluto e un ringraziamento ad Umberto Migliaccio del collettivo Todomodo Produzioni. A presto! Grazie.